Rotech si occupa del risanamento di ogni tipo di tubazione, condotte per acqua potabile, gas, fognature, tubi industriali. Fondata nel 2009 dalla casa madre tedesca Dieringer & Scheidel Rosanierung, Rotech opera in Italia quando una tubatura abbia bisogno di interventi di manutenzione e risanamento. Ma non si tratta di un intervento tradizionale. Rotech è specializzata in operazioni di risanamento di tubazioni con sistemi senza scavo, trenchless o no dig. Una tecnologia innovativa, rispettosa dell'ambiente, decisamente efficiente ed economica. Durante le operazioni di risanamento di una tubazione, evitare gli scavi o ridurli al minimo significa abbattere i costi, ridurre i disagi della popolazione, diminuire l'impatto all'ambiente. Lo sa bene Dieringer & Scheidel Rosanierung, il mercato tedesco è il più sviluppato in Europa. Ma l'Italia rappresenta un'area di interesse e dalle grandi prospettive. La maggior parte delle città sono opere d'arte, ma le reti idriche, fognarie o le condotte di gas spesso richiedono profondi interventi di manutenzione, oggi eseguiti per lo più scavando e sostituendo l'intera conduttura. Rotech riesce a trovare, caso per caso, la tecnologia migliore, sempre senza scavare. Lo studio di fattibilità e la pianificazione tecnica avviene a livelli di eccellenza, secondo lo standard tedesco. L'Italia è un mercato perfetto, dove possono essere tutelati gli interessi di cittadini, commercianti, albergatori, realtà produttive che non devono più subire il disagio di scavi dai tempi incerti. Ma anche le industrie possono eseguire interventi di manutenzione senza scavo, riducendone costi, tempi di manutenzione e fermi di impianti. Ogni intervento, ogni condotta, fa storia a sé. Rotech riesce a identificare la tecnologia migliore, più efficiente. Ecco perché Rotech partecipa e organizza sempre più spesso corsi di formazione. E da tempo si impegna nella redazione di un insieme di regole e buone pratiche tecniche mirate proprio al mercato italiano. Rotech collabora attivamente al gruppo di Commissioni Tecniche Permanenti, CTP, del IAT, Italian Association for Trenchless Technology, per il risanamento condotte. In ogni suo cantiere, Rotech invita tecnici e stampa così che le nuove tecnologie non invasive possano essere viste direttamente da chi deve poi decidere. E quando non è possibile la visita, Rotech produce innovativi supporti multimediali che illustrano passo a passo le tecnologie impiegate. Rotech intende coinvolgere direttamente enti, industrie, istituzioni, consorzi che gestiscono reti di fognatura, acquedotti, gasdotti o altre condotte, in modo che i rispettivi tecnici possano rendersi conto che esistono alternative alla posa di una nuova condotta. E ovviamente con caratteristiche di durabilità nel tempo identiche, se non migliori, di un tubo nuovo. Rotech ha una sede principale in Alto Adige, a Nazo Chaves, una sede operativa a Volpiano, nella provincia di Torino, e una ad Anzio, in provincia di Roma. Questi sono i sistemi di risanamento che Rotech ha usato fino ad oggi. UV Liner, City Liner, Compact Pipe, Burst Lining. Per la preparazione delle condotte, Rotech usa il sistema robotizzato CATE, il sistema di iniezione Janssen. Quando si tratta di intervenire su condotte a pressione di acquedotti e irrigazioni, tubazioni per gas, condotte di processo industriale e idroelettriche, Rotech propone i sistemi Gewebeschlauch, Blue Line, DynTech,
Ogni condotta, prima di essere trattata, viene pulita con sistemi ad alta o altissima pressione. Per ogni tubo, per ogni situazione, c'è una tecnica diversa. L'importante è limitare l'impatto sull'ambiente e sulla popolazione. Al resto ci pensa Rotec.